È evidente che una parte dovrà andare a risolvere il problema del debito pubblico, che interessa voi perché in realtà riguarda, come dire, la possibilità per le nuove generazioni di non trovarsi indebitati anche per le generazioni 4 volte o 5 volte seguenti. Ma c'è una piccola parte che dovrebbe essere piccola, insomma, una parte dovrebbe essere di 3 miliardi di euro, evidentemente, che è a disposizione in una vaghissima accezione che dice restituiamola in qualche modo a gli italiani che hanno compiuto questo sforzo. E nella migliore tradizione tafazziana della sinistra e centro-sinistra, noi assistiamo ogni giorno a ciascuno che si alza e Pecoraro dice che bisogna fare gli interventi d'ambiente, quell'altro dice che bisogna rifare le strade, quello bisogna dice abolire l'ICI, quell'altro dice gli ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio, io penso che sarebbe molto utile, almeno alla Margherita, al dibattito che si sviluppa nella Margherita, che, diciamo, una prima iniziativa che potesse nascere dalla vostra riflessione e discussione è: ma voi, rispetto alle esigenze, diciamo, di una fascia importante che vive tutti i giorni con una serie di difficoltà, come pensate che sarebbe utile, come dire, destinare, a cosa pensate che sarebbe utile destinare dei fondi per delle politiche prioritarie e immediate nel nostro paese? Allora, può sembrare un esercizio inutile perché tanto si decide da un'altra parte, ma questo è anche un alibi. Ecco, io sono convinto che la forza anche di un movimento giovanile, di un lavoro comune, è anche quella di, come dire, se non ce l'avete voi, non voglio fare il nonno, ma se non ce l'avete voi, francamente, è difficile pensare, cioè di essere anche, di avere anche un po' di utopia, di avere anche un po' di speranza eccessiva, di avere anche un po' di esuberanza nelle richieste, però porre delle cose che devono essere ovviamente approfondite, che devono essere ragionate, ma porre delle cose, diciamo, con i tratti, con i caratteri, con l'ottica di chi vive i problemi in modo diverso dalla classe dirigente, anche la migliore, la più attenta a voi, che tutti i giorni opera in questo paese. Già questo sarebbe secondo me un millimetro nella direzione giusta di un grande appuntamento che abbiamo tutti davanti, al quale ovviamente io spero tutti noi contribuiamo, che è quella della costruzione del Partito Democratico, che non dovrà solo trovare il modo di dare una risposta adeguata ai problemi, alle esigenze, anche alle prospettive, alle speranze dei giovani, ma anche di quella grandissima parte del nostro paese che anch'essa, pur non essendo giovane, non transita, non passa, è lontana dalla vita e dall'attività dei partiti che, ahimè, sempre più fanno qualcosa per allontanarla. Vi ringrazio.